Nuovo appuntamento con Blu TV. Dopo la sconfitta interna con Tortona, la Blu Basket Treviglio ritorna in campo per una nuova partita al Palafacchetti. Secondo impegno consecutivo tra le mura amiche, si tratta di un recupero, quello della quarta giornata contro Agrigento. Il prepartita con l'assistant coach Mauro Zambelli e Mattia Palumbo. Agrigento, la squadra rivelazione del girone insieme a Biella. Sarà una partita molto importante, vogliamo affrontarla con fiducia malgrado l'ultimo risultato negativo nella partita con Tortona. Conosciamo le peculiarità di Agrigento, che è una squadra che gioca molto bene senza palla, che ha grande rapidità nella circolazione e che ha in James il terminale offensivo numero 1 sopra i 20 punti di media, segnando canestri in vari modi, quindi servirà un grande lavoro del diretto marcatore, ma anche un lavoro collettivo per limitarlo. Una squadra che ha una produzione offensiva molto alta, grazie alla capacità di tiro da tre punti di Ambrosin, di Pepe, sopra i 90 punti nell'ultima gara con Rieti. Dovremo stare molto attenti a partire dalla nostra difesa. Potrebbe venirne infatti una partita molto frizzante, molto divertente da vedere, in cui sarà decisivo capire quando è giusto accelerare, quando è giusto gestire un pochino di più. È ovvio che giocando in casa abbiamo il dovere, ma anche dobbiamo avere il piacere di accelerare, di accendere un po' l'atmosfera. Ci abbiamo provato con Tortona, anche con buoni risultati nei primi 30 minuti. Venivamo finalmente da una settimana di allenamenti doppi con il giusto numero di giocatori, abbiamo potuto spingere un po' sul gioco a tutto campo e sulla velocità di condivisione della palla, quindi non ci tireremo indietro. Vogliamo una partita ad alto ritmo, è ovvio che servirà lucidità nei momenti in cui le percentuali si abbassano. Agrigento è una squadra completamente diversa rispetto a Tortona, è una squadra sicuramente più dinamica, che tende molto meno a eseguire e basa molto del suo gioco su, appunto, sul dinamismo, sulla velocità, e ha degli ottimi giocatori, degli ottimi tiratori. James, il loro esterno americano, viene da una partita dove ha segnato moltissimo, se non sbaglio 30 punti, quindi le nostre in difesa dovremmo cercare di fare attenzione ai loro tiratori e contenere quella che è la loro energia a metà campo. Dopo la sconfitta con Tortona sicuramente dobbiamo cercare di reagire e di fare una partita dove l'attenzione ai dettagli deve essere sicuramente maggiore. Quello che è mancato probabilmente nella sconfitta appunto contro Tortona non sono stati magari i punti, in quanto a fine del terzo quarto ne avevamo comunque segnati 60, ma sono stati piccoli dettagli che poi a fine della partita ci hanno portati sotto e a dover gestire comunque situazioni con poco tempo e diversi punti da recuperare. Alla fine Tortona ha avuto la meglio grazie appunto a dei rimbalzi offensivi, delle palle rubate, qualche tiro da tre punti uscito da tap out, quindi la nostra attenzione dovrà essere proprio sui dettagli, sul stare concentrati per tutta la durata delle azioni fino ai rimbalzi e giocare una partita di alto ritmo. Conosciamo meglio il prossimo avversario della BCC Treviglio. Il quintetto allenato da Cagnardi presenta in playmaking Giovanni De Nicolao, ritornato in Italia dopo l'esperienza negli Stati Uniti. Sugli esterni, uno delle rivelazioni di questo inizio di campionato, Christian James, per lui 20.6 punti di media. Ambrosin completa il reparto esterni, sotto canestro il capitano Albano Chiarastella, ritornato da Agrigento dopo aver disputato ben 6 stagioni in Sicilia, e Tony Isley, ex di turno. Dalla panchina, attenzione alle triple di Simone Pepe, 11.3 punti per lui in questo avvio di campionato. Cagnardi potrà contare anche sui minuti importanti di Paolo Rotondo e Samuele Moretti. Appuntamento è quindi alle 21 al Palafacchetti con BCC Treviglio contro Agrigento, recupero della quarta di campionato, poi domenica nuovamente in campo, nuovamente qui alle ore 17 con un'ora di anticipo rispetto al programma consueto per la sfida contro l'Eurobasket. La Blu Basket invece ha bisogno del proprio pubblico, vi aspettiamo al Palafacchetti.